Ciao a tutti amici miei, benvenuti nella sesta parte del tutorial, diciamo in questo caso una piccola lezione, su come primo approccio sulle antenne. Vi sto spiegando come funzionano. Allora, stavamo parlando del condominio. Sul condominio funziona diversamente. Perché funziona diversamente? Perché? Allora, in questo caso bisogna usare i partitori, quindi questi che tolgono i dB. Vi spiegherò perché. Perché in un condominio ci sono vari appartamenti, quindi nel mio caso sono 14 appartamenti, quindi sono 4 piani con 4 4 più 2, sì, vabbè, comunque sono 4, ogni piano ci sono 4 appartamenti in ogni piano. Cosa succede? L'ultimi due però sono 14 perché gli ultimi due, io dico 14 perché gli ultimi due non vengono, sono come un cantiere, ecco, diciamo, ecco per quello, quindi non vengono usati. Però chi è in un condominio, facciamo ad esempio come nello schema, ha tre piani e ha sei appartamenti, questi sono sei appartamenti, quindi c'è il piano terra, beh, non lo contiamo, io ho fatto che continua, però non lo contiamo perché facciamo finta che non c'è niente. Dal primo piano ci sono un appartamento che è questo qui, un altro appartamento e così via. Cosa succede? La centralina o l'antenna la mettiamo in base a dove siamo e la puntatura, o se sono in un punto dove i ripetitori ne devo mettere per forza due, quindi uno da questa parte e una dall'altra, perché l'altro ripetitore si trova da quest'altra parte, ne metterò due di antenne. Però mi raccomando una cosa, guardate ragazzi, queste tipologie di antenne hanno un angolo, diciamo normalmente di 90 gradi, ma anche se fosse di 45, quando si allarga comunque diventa mostruoso. Quindi, se noi, faccio un esempio molto stupido, molto semplice: se noi abbiamo un ripetitore qui e un altro ripetitore qui e noi bisogna beccarli, stiamo qui tutti e due, è inutile che metto due antenne. Se questa antenna, la log, se sono in una bella zona, riesce a prenderli tutti e due. Queste tipologie si mettono due antenne, sono sprecate in questo modo. Ad esempio, da me, che sono, ad esempio, io dove siamo noi in questa zona, io ho Montemario qui a Roma, Montecavo su per giù, diciamo, sta qui, bene o male. Cosa succede? Sono un po' distanti, no? Diciamo uno dall'altro. Con questa antenna li becco tutte e due, cioè. Anche se l'antenna, io normalmente l'antenna la punto, pensate, non la metto al centro, ma la punto a Montecavo. Quindi l'antenna sarà girata in questo modo. Faccio uno schizzetto così, eh. Quindi Montemario lo prendo lo stesso. Quindi, infatti, al massimo di segnale, perché queste antenne hanno una tolleranza di 45-90 secondo la tipologia. Poi ci sono da 30 gradi, più piccoline, più precise. Ci sono di varie tipologie molto precise, però io non tento, cerco di tento a metterle perché molto precise, altrimenti diventa una parabola. Un minimo vento, se non è ferma bene con dei tiranti, delle cose, sempre meglio mettere i tiranti se è alta, ma comunque almeno tre tiranti a piramide. Comunque sia, vi si muove, è un casino. Poi vedete, non vedete, cerco di evitare queste cose. Cerco di metterla, se è una bella zona bassa, non serve alta, anche perché con lo strumento vado lì con misura di campo, lui mi dice il canale, mi dice i canali, mi dice dove puntarla, mi dice il ripetitore dov'è, mi dice tutto. Mi fa vedere lo zoom per una volta anche nell'analogico c'era lo zoom per vedere come si vedeva, cioè mi fa vedere tutto, quindi non serve, diciamo, ecco, tutte queste cose. Però queste antenne si mettono, è inutile, capito? È inutile, diciamo, metterne due, se con una le becchiamo tutte e due, è uno spreco di soldi di antenne, ecco perché dico è meglio andare con uno strumento, fare la prova. Quindi quando faccio un'antenna io vado lì con il mio bel palo, mi porto la log che ho io, attacco il filo della log senza centralina direttamente allo strumento, lo strumento comunque fa tutto solo, e mi fa vedere il ripetitore, mi dice se va bene questa centralina, che centralina ci vuole, capisco tutto da lì. Quindi normalmente da questa zona, che adesso la so benissimo a memoria, dove sono io qui al paese vicino Roma, va bene questa antenna qui. Se ho una collina davanti, no, ma se sono uno alla parte opposta è normale, questa antenna non va bene, devo metterne due di tipologie secondo che tipologie sono. Quindi ecco, questo è per chiarire questo concetto qua. In questo caso facciamo finta che qui non serve l'antenna, la seconda. Abbiamo un'antenna soltanto che parte dal ripetitore, ok? Questo ripetitore manda, come la stessa cosa della casa, manda le onde. Arrivano sull'antenna, in questo caso la centralina però che metteremo, siccome va a monte,
sempre nell'attico dove sia, questa centralina è autoalimentata, quindi è autoalimentata da sola con la corrente. Quindi alimenta normalmente a un LED da qualche parte verde normalmente. Queste centraline che sono belle bestie così grandi, non dico come il foglio, ma è bella grande, che adesso non ho sotto mano, poi quando mi entrerà ve la farò vedere, ha uno sportello d'alluminio, sono molto molto buone, è tutta schermata, spara il massimo, facciamo finta che spara 110 dB. Ok, se mi spara 110 dB e io non metto i partitori, che mi toglieranno in varie le sezioni, cioè come la tipologia, dicevo, dell'acqua. Se io non metto tutto libero, faccio dei nodi come faccio qui, no? Come ho fatto vedere nel filo, cosa succede? Che i primi piani si mangiano tutto. Secondo, se sono 10 piani, facciamo ad esempio continua, i primi piani si mangiano tutto. Cioè, o può capitare che nei primi piani non si vede niente perché spara troppo, spara tantissimo, quindi o non vedete i primi, dal centro cominciamo a vedere e gli ultimi non si vede niente, può capitare questo, o può capitare che i primi piani si mangiano tutto e alla fine non ci rimane niente. Cosa gli arriva a questi poracci che sono, faccio ad esempio, nel diciamo ultimo piano, ma io dico ultimo, ma nel piano terra, quindi in fondo. Quindi cosa succede? Subentrano i partitori. In questo caso io andrò a fare, faccio un piccolo esempio, e poi questo valore varia in base a quanti piani e che tipologia è, quanti appartamenti sono. Però normalmente faccio questo, metto 110 dB, andrò a mettere un meno 20, così mi toglierà 20 dB da un lato e 20 da questo. Questo partitore toglierà 20 dB, quindi da 110 scendiamo a 90. Ok, che rientriamo nel range, perché non bisogna superare 110. Quindi già come ti avvicini a 100, 100 e qualcosa, comincia a scendere un po' la qualità, quindi arriviamoci a 110. Entriamo nei 90 dB. Ok, e abbiamo 90 dB da questa parte. Qui se sono più varie TV, allora se sono 3 TV possiamo usare la tipologia che ho fatto vedere qui, in questo modo, nell'altro, diciamo, il nodo, il classico nodo, quello che facciamo se sono molte di più in un appartamento, usiamo il CAD. Che toglie zero, dovete fare caso, mi raccomando, che non ci sia scritto qui, quando lo prendete, meno 5, meno 10, non deve stare scritto niente. In questo caso non toglie niente. Ok, quindi useremo una tipologia del genere dentro le scatole. Quindi andrò a togliere meno 20, qui sotto toglierò, allora se sono molti piani e molto, farò ancora meno 20, per dire, farò 30, meno 20, meno 10, meno 5 a secondo i piani. In questo caso facciamo finta che sono tre piani, farò meno 20, meno 10, meno 5. Così tutti avranno, vedete, all'ultimo ho tolto di meno perché arriva più segnale. Quindi tolgo, io cosa faccio? Tolgo soltanto alle uscite, quindi qui passerà sempre il segnale, qui dove sono le frecce, che normalmente ci sono delle frecce fatte in questo modo. Ok, queste sarebbero, eccole, guardate, vedete? Dove sono le frecce normalmente sul CAD, qui no, qui toglie anche qui, però dove sono le frecce non toglie niente, assolutamente, se perderà 1 dB al massimo, perché ma non di più, 1 o 2 dB, ma non ci si fa caso con questo tipo di centralina. Quindi qui non mi toglie niente, arriva fino alla fine, pulito. Quindi è continua, però nella colonna portante non toglie, spara 110, però nelle varie derivazioni toglierà meno 20, meno 10, meno 5, in modo che tutti avranno lo stesso segnale. Questa è la tipologia di come è fatto un condominio. Questa è la tipologia. Quindi in questo modo io ho fatto vedere, come vedete, spero di essere stato chiaro, poi comunque ci sono sotto, allora vi ricordo se siete in zona potete contattarmi tranquillamente, quindi se siete in zona vicino Roma. Quindi, ecco, l'unica cosa, bisogna attendere che arriveranno gli strumenti, la prossima settimana mi arriverà il misure di campo nuovo, in modo che con quello, perché farà anche la fibra, perché adesso anche in fibra, bisogna controllare un po' tutto, quindi c'è un po', diciamo, un po' più evoluto questo strumento. E comunque sia, se sono in zona, qualcuno mi chiama, cioè ho problemi con l'antenna, non è un problema, questa è un'infarinatura, se uno lo può fare da solo, ecco, vi ho spiegato come si mettono i connettori, come si collega il filo, com'è la tipologia, quindi qui uno può dare un'infarinatura. Se invece dice, ma guarda, io non ci capisco niente, comunque sia, ho sempre il numero di telefono sotto ogni video, ho il telefono su WhatsApp e mi contattate, sia per le info che per i lavori. Più di questo, ragazzi. Ragazzi, io vi lascio, diciamo, in questo tutorial, anche se, diciamo, non dico breve perché sei parti, ma qui bisognerebbe parlare per ore e ore e ore, ragazzi, perché ce n'è ancora molto da spiegare. Però, bene o male, ho dato un'infarinatura.
Mi raccomando, ecco, molto importante questo, quando comprate il CAD o quello che sia, non prendetelo se è possibile, se è un appartamento solo, che non toglie niente, perché se solo in uscita c'è scritto meno 5, se potete non la usate, se proprio non lo trovate senza niente, anche perché se la usate toglie 5 dB, 10 dB in una camera, una cameretta, cosa serve? Mi toglie il segnale, quindi chi vede più canali, chi ne vede di meno. Quindi quella tipo, ecco, quelle cose più importanti. E mi raccomando, la spellatura dei fili e come si collegano. Carta stagnola, eccola qui. Se non l'avete, faccio ad esempio, se non l'avete non è un problema. Basterà, guardate, io all'inizio, quando la finisco, ad esempio all'inizio, prima che portavo l'alluminio, avevo un pezzo di filo, spello un pezzo di filo così lungo, lungo almeno 30-40 cm, lo spello e dentro c'è l'alluminio, recupero quell'alluminio lì per fare la cosa. È la stessa cosa, lo potete recuperare dove volete, quindi ragazzi, io spero che con questa piccola lezioncina, diciamo piccola per modo di dire, sono stato abbastanza chiaro. Se non avete capito qualcosa, mi contattate, non è un problema, ok? Ciao a tutti ragazzi e siete fantastici!